Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Democratico, lei all'inizio della puntata, Veltroni, ha detto che c'è un partito di opposizione dura, forte, come ha annunciato Enrico Letta, che il PD dovrà fare questo. Mi auguro proprio di sì, nel senso che se di fronte a un governo di destra e della destra più estrema che questo paese abbia conosciuto, la sinistra non si proponesse di essere opposizione forte, sarebbe imbarazzante. L'opposizione non è una gogna, io l'ho detto stamattina, perché uno dei problemi della sinistra italiana è stata quella che per 11 anni ha governato questo paese senza aver mai preso i voti. In questo c'è il senso di responsabilità, perché non è avvenuto per caso, è avvenuto di fronte a emergenze. Anche un po' per amore delle però poltrone. Però anche per amore e per trasformazione del governo, non in un mezzo, ma in un fine. Il governo per una forza di sinistra è un mezzo. È un mezzo per cambiare le cose. Se diventa un fine, in base al quale tu sei disposto a governare con chiunque, perché purtroppo così è accaduto, poi alla fine si paga un prezzo, per cui stare all'opposizione non fa male, eh? Dall'opposizione. Quindi il PD deve fare un'opposizione netta, chiara, dura e pura, come ci direbbe. Mancherebbe, naturalmente la deve fare con l'intelligenza di fare tutte quelle scelte che sono in interesse del paese, perché quello viene prima di tutto, di farla non solo in Parlamento ma di farla nel paese, di riradicarsi nel paese e di farla cercando nell'opposizione le convergenze necessarie, ma nell'opposizione sulla base della sua linea. Il problema del Partito Democratico è che oggi non sembra avere una linea e un'identità. Il problema del Partito Democratico è se stesso. Il problema del Partito Democratico è se crede in se stesso. Se lei ci pensa, dopo il voto, un quarto d'ora dopo il voto, hanno cominciato a discutere se bisognava andare con Calenda o con Conte. Adesso ci arriviamo. Scanzi e Palmerini. Sì, no, scusa, Scanzi, siccome prima gli ho dovuto togliere la parola, sì. Entrambi. Vai. Una sì.